Facciamo un grandissimo applauso per Salvatore Brizzi. Grazie. Ciò che si sa normalmente della legge di attrazione è che noi attraiamo gli eventi che ci accadono. In generale, non sto dicendo attraiamo soldi o attraiamo l'amore, eccetera. Attraiamo gli eventi che ci accadono. Cioè, in pratica si sta dicendo, su un piano più filosofico, che non esiste il caso. Le cose non ti possono accadere a caso e se ti accadono determinati eventi, fino a partire dal posto dove sei nato e da quali sono i tuoi genitori, fino ad arrivare all'ultimo incontro che hai fatto ieri, tutti questi eventi non possono accaderti a caso. C'è dietro un motivo. Poi può esserti sconosciuto il motivo, può essere difficile andare a cercare, a trovare quello che è il vero motivo per cui ti accade qualcosa, magari anche qualcosa di spiacevole. Questo è un altro discorso, il fatto che sia difficile capire qual è il motivo. Ma è importante cominciare a pensare in questo modo. C'è sempre un motivo per ciò che ti accade. Per questo viene chiamata legge, legge di attrazione. Quindi attraiamo gli eventi della nostra vita. Per me la legge di attrazione funziona come la forza di gravità. Non devi applicarla. La forza di gravità mica la devi applicare. C'è, punto e basta. E c'è in ogni istante della tua vita. Che cosa fa sì che un giorno tu entri in un posto e incontri quella che sarà l'uomo della tua vita o la donna della tua vita? Che cosa fa sì che accada questo? È possibile che avvenga tutto a caso? Quindi il primo punto su cui volevo mettere l'accento è proprio questo. La legge di attrazione vale sempre. Coinvolge le nostre vite adesso, non riguarda il futuro, non riguarda il fatto che mi devo concentrare per ottenere un obiettivo, ma riguarda il fatto che adesso, per sapere che cosa io veramente voglio, col 100% di me, è sufficiente che io mi guardi intorno. Perché le persone normalmente dicono: ma io vorrei determinate cose nella mia vita, ma non riesco ad ottenerle. È una presa per il sedere. Vuol dire che tu queste cose che vuoi ottenere, le vuoi ottenere solo col 5% di tutto quello che sei, con quella piccola parte cosciente che decide se mangiare carne o pesce al ristorante. E anche lì non è detto che riesca a ottenere il risultato. Ma quello che poi veramente accade nella nostra vita è ciò che vogliamo con tutta la parte inconscia, con ciò che abbiamo dentro. È importante saper distinguere tra ciò che volete coscientemente, e coscientemente più o meno vogliono tutti le stesse cose. C'è veramente poca varietà nel mondo. Tutti vorrebbero avere un amore, un lavoro di successo, avere tanto tempo per viaggiare, fare conoscenze, eccetera, eccetera. Una banalità esasperante, però lo so, non voglio offendere nessuno, perché lo so che sono le cose che siete stati in qualche modo condizionati a volere anche voi, avere un lavoro che mi permetta di viaggiare. Vabbè, questo è il massimo dell'originalità che si riesce a ottenere nella fascia di età sotto i 30 anni. Cioè, pensano tutti la stessa cosa. Un lavoro che mi piace, mi faccia guadagnare abbastanza per riuscire a viaggiare. Cosa vado a fare poi uno in giro? Io ancora non l'ho capito, però può essere. Sono ancora giovane, ho 49 anni quest'anno, quindi può essere che riesca a capirlo, che cosa la gente va a fare in giro viaggiando. Comunque, io vorrei avere più o meno queste cose, che sono quelle che vogliono tutti. Come mai non riesco a ottenerle? Se tu vuoi capire cosa veramente vuoi, devi guardare quello che hai realmente intorno. Che tipo di partner vuoi? Uno sogna un certo tipo di partner, ma se io voglio sapere che cosa veramente voglio, con tutta la mia parte inconscia, devo guardare che partner ho oggi. Perché alla fine è quello che veramente vuoi, quello che hai adesso. Tutti vorrebbero avere un certo tipo di lavoro, strapagato e dove lavori pochissimo. Sono capaci tutti a sognare una cosa del genere. Ma cos'è che poi vuoi veramente? Guardati intorno, cioè guarda dove sei adesso, nel posto di lavoro. Che lavoro fai? È quello che vuoi. Vuoi cambiare? Allora è un altro discorso. Ne possiamo parlare. Però intanto devi prendere atto del fatto che hai esattamente quello che vuoi. Hai esattamente quello che vuoi. Inutile prendersi per il sedere. Perché fin quando continuate a pensare che voi volete una certa cosa e la vita ve ne dà un'altra, e che quindi c'è un mondo là fuori che è più grande, più forte, più furbo di voi, non ne uscite vivi e continuate ad essere degli schiavi, dei piegati, come li chiamo io. Gli impiegati sono quelli che sono piegati dentro. E la scuola insegna a diventare degli impiegati.
Poi non c'entra se sarete degli impiegati che guadagnano 1.000 euro al mese o 10.000 euro al mese. Io ho conosciuto persone che lavoravano in Fiat, nei quadri, 10.000, ai tempi 10 milioni in realtà. Comunque, immaginiamo 10.000 euro al mese, ma avevano la mentalità degli impiegati, erano impiegati, una vita a lavorare, a fare qualcosa per qualcun altro, per poter poi spendere quei soldi nel fine settimana, spendere quei soldi durante le vacanze. Ma una vita priva di originalità, priva di creatività, che tu faccia l'impiegato 1.000 euro o 10.000 euro, davvero, potete credermi, non cambia niente. A voi adesso magari sembra, sì, però comincia a darmeli. No, proprio quando poi li avete vi rendete conto che se fate una vita del cavolo rimane una vita del cavolo indipendentemente da quanto vi pagano. Quindi cominciate a guardare adesso che cosa c'è nella vostra vita, perché è quello che in realtà volete. E visto che molti di voi so che stanno ancora studiando, quando entrerete nel mondo del lavoro guardatevi intorno e dite ok, me la ricordo la legge di attrazione che mi avevano spiegato quel giorno, e cioè il lavoro che sto facendo è esattamente il lavoro che voglio. Se uno non si prende in giro, questa diventa una buona base di partenza. È per questo che ve lo sto dicendo. Se uno si assume la responsabilità e dice ok, questo è veramente quello che voglio dentro di me, magari a livello cosciente non lo voglio, vorrei cambiare, però se sto, per esempio, se come partner una certa persona, oppure se sono single, vuol dire che dentro di me è quello che voglio, al di là delle mie fantasie. Allora si può cominciare a fare un lavoro all'interno per cercare di cambiare l'esterno. Però non serve, per esempio, pettinare lo specchio, come dico sempre io. Se voi vedete un'immagine nello specchio, la vostra immagine nello specchio, e vedete che è spettinato, non nessuno, credo, poi qualcuno c'è sempre, nessuno si mette a pettinare lo specchio, giusto? Sapete che dovete pettinarvi voi. Io penso che almeno il 50% di voi non si metta a pettinare, a cercare di pettinare. Penso, voglio essere ottimista. Almeno il 50%. Se io voglio accorciare la mia ombra, qui c'è la mia ombra, se voglio accorciarla, io credo che almeno il 50% di voi non si metta a cercare di accorciare l'ombra. Se voglio accorciare l'ombra, mi sposto, oppure mi piego, e l'ombra si accorcia. Giusto? Bene, il mondo esterno, quello che ci hanno insegnato a idolatrare a scuola, dove appunto creano solo impiegati e schiavi, il mondo esterno funziona allo stesso modo. Il mondo esterno è una proiezione, se io voglio cambiarlo devo cambiare io. Poi è chiaro, io non posso in un intervento spiegarvi come si fa a cambiare interiormente. Ci vuole una vita a cambiare interiormente. La base è comunque questa, quella che vi sto dicendo adesso. Cominciare a pensare come se il mondo fosse una proiezione. E tutto ciò che mi accade è qualcosa che io in realtà sto volendo. Quindi per sapere cosa voglio veramente basta che guardo intorno quello che mi sta accadendo. Questi sono i principi essenziali. Se ve li ricordate, già questo diventa un lavoro su voi stessi. Se tutte le volte che vedete qualcosa che non vi piace, una situazione che non vi piace, cominciate a pensare in questo modo, ribaltate di 360 gradi la vostra visione del mondo. Guardate che là fuori è pieno di schiavi. Siamo esiliati in un pianeta di schiavi. Ho scritto in un mio libro. Io non cito mai i miei libri, i titoli, che effettivamente servirebbe per fare un po' di marketing, semplicemente perché non me li ricordo. Cioè, non mi ricordo dove ho scritto una determinata cosa. Quindi dal punto di vista del marketing io sono pessimo. Vabbè, comunque, in qualche libro l'ho scritto sicuramente. Siamo esiliati in un pianeta di schiavi. Quindi voi volete far parte degli schiavi? È semplice, basta continuare a pensare come vi hanno insegnato a pensare fino ad oggi. Oppure potete in qualche modo sentirvi alieni, tra virgolette, cioè persone che pensano in maniera diversa. Smetto di pensare come tutti gli altri. È un pensiero strano, ve ne avrà sicuramente già parlato Andrea stamattina, ma pensare che il mondo esterno è una tua proiezione è un po' strano come pensiero. Ma, voi ditemi, che controindicazioni ci sono a pensarla in questo modo? Avete qualcosa da perdere? Perché il punto è lì. A ribaltare il vostro modo di pensare e pensare al contrario rispetto a quello che pensano gli altri, tutti quelli che avete intorno, e poi mi direte se vedete gente felice o meno, ma a pensare in quel modo già siete capaci, già lo sapete fare e vedrete anche quali sono i risultati, perché sono quelli degli altri che avete intorno. A pensare in maniera diversa,
Avete qualcosa da perdere? No. No, non c'è niente da perdere. A pensare che sei tu a crearti le cose, il mondo è una proiezione. Io non voglio entrare nell'aspetto filosofico perché non è oggi il contesto, ma guardate che non sono sicuramente io il primo a dirlo questo. È qualcosa che ha una sua valenza anche dal punto di vista filosofico. Tanti l'hanno detto prima di me. Il fatto che là fuori non c'è un cavolo di niente, ma che lo proiettiamo noi. Non entro nell'argomento perché non è l'argomento di oggi, ma guardate che non è un pensiero campato in aria. È qualcosa che ha delle basi solide, poi ognuno di voi potrà informarsi, fare ricerche. Però, giusto per farmi un piacere, cominciare a pensare in maniera diversa potrebbe essere un esperimento. Da oggi decido che quella roba che vedo là fuori non è indipendente da me. Cioè, non ha una sua vita propria. In qualche modo è collegato a me. Se io penso in un certo modo e provo certe emozioni, la gente fuori fa determinate cose. Il valore di ciò che voi sapete fare, tecnicamente, è inversamente proporzionale alla quantità di persone che lo sanno fare. E sappiate che, rispetto a quando io mi affacciavo al mondo di internet negli anni 90, adesso è pieno di sedicenni che per 100 euro ti fanno dei portali, non dei siti, degli interi portali. La concorrenza è spietata, in tutti i settori, ma in particolare nel settore dell'informatica. È difficile che riusciate a fare la differenza solo dal punto di vista tecnico. Poi so che ognuno di voi pensa di essere tecnicamente bravo, talentuoso, formato, ma guardate che continuano ad arrivarne ogni anno, ogni mese, non ogni anno, centinaia e centinaia e centinaia di nuovi ragazzi che imparano a smanettare su internet, che cominciano a fare corsi online. Perché adesso con i corsi online tutti possono accedere a un certo grado di conoscenza e di capacità tecniche. Per questo che la concorrenza diventa sempre, sempre più elevata. Allora, cosa farà la differenza nel mercato futuro? Cosa farà davvero la differenza? Chi siete voi? Il valore aggiunto sarà che tipo di persone siete voi. Perché partiamo già dal presupposto che tecnicamente dovete essere bravi, se no non combinate nulla. Quindi dovete avere delle competenze tecniche, ma quelle già il mercato le dà per scontate. Ciò che poi farà la differenza tra due bravi è chi è anche una persona in gamba. E questo dovete acquisirlo voi. Questo dovete farlo cambiando mentalità. Non potete farlo usando un manuale. Dovete avere fiducia nel fatto che dentro di voi c'è qualcosa di diverso rispetto agli altri e che potete dare un valore aggiunto quando lavorate. Non è così importante essere bravi tecnicamente, tra l'altro. Prima ho detto una cosa che non è proprio esattamente giusta. Tra due bravi uguali poi vince quello che è diverso, ha un valore aggiunto come essere umano. No, può anche essere che voi non siate così bravi tecnicamente, ma come persona, per esempio, sappiate lavorare bene in un team. Siete persone che non si lamentano mai, per esempio. Nei team lavorativi, io l'ho visto per esperienza personale, pieno di gente che si lamenta, pieno. Pieno. Non ci sono persone che risolvono problemi, ci sono persone che portano problemi. E non sto parlando di ragazzi, sto parlando di cinquantenni, sessantenni, con una carriera alle spalle, che portano solo problemi quando devono lavorare in team. Perché appartengono anche a un'altra generazione, sono più abituati a fare in un certo modo, usano lo scaricabarile tantissimo, cioè danno sempre la colpa a qualcuno quando c'è qualcosa che non va in azienda, quando c'è una perdita, eccetera. La colpa è sempre di qualcun altro. Allora, una persona, anche se non è molto brava tecnicamente, ma ha determinate qualità, capacità di lavorare in azienda con dei colleghi, non è uno che deve prevaricare a tutti i costi, non deve avere ragione a tutti i costi, dà il consiglio giusto, al momento giusto, è umile, non è uno di quelli che deve far carriera a tutti i costi, non è uno di quelli che non ammette di aver sbagliato. Ma avete idea di cosa significa avere la capacità di ammettere di aver sbagliato? Io l'ho visto fare poche volte in azienda. Ma quando l'ho visto fare mi veniva da piangere. Vi immaginate una persona che entra a una riunione di un'azienda? Si deve capire chi è che ha fatto quell'errore, che magari è costato 1 milione di euro all'azienda, e c'è uno dei manager che si alza e dice colpa mia. L'ho visto succedere quasi mai. Ma non avete idea del clima che si crea in quella stanza.
Invece del solito scaricabarile, però io no, non era la mia sezione, è stato quell'altro, però io non sono responsabile per i miei dipendenti, però io cosa ne posso sapere se quello lì che lavora a casa poi non fa il suo lavoro? No, uno si è alzato e ha detto è colpa mia. Tra l'altro poi abbiamo scoperto che non è neanche colpa sua completamente. C'era una di quelle volte in cui in realtà poteva anche scaricare su qualcun altro la responsabilità. Ma da quel giorno l'hanno rispettato tutti in un modo che non avete idea. Da quel giorno è diventato il leader. Anche se non era lui gerarchicamente più in alto, ma è diventato lui il leader, aveva il massimo rispetto di tutti. Gente che neanche lo conosceva ha cominciato a salutarlo quando lo incontravano per le scale. Cosa che mi hanno detto, Perché? Perché ha dimostrato forza. Prendersi la responsabilità, prendersi la colpa per qualcosa. Avere la capacità di dire sono stato io. Bene, sono qui, mi volete crocifiggere? Crocifiggetemi. Ho sbagliato. Questo rende un uomo forte, non debole. Ammettere la colpa ti rende forte, non ti rende debole. La debolezza è cercare di dare sempre la colpa a qualcun altro. Ed è così che si diventa leader. E infatti sono pochissimi. I veri leader sono pochissimi. Lo vediamo nelle aziende, io almeno l'ho visto nelle aziende, ma quanto lo si vede in politica, quando tutti cercano di scaricare la colpa su qualcun altro, su quelli che sono venuti prima, su quelli che verranno dopo, su quelli che lavorano nell'altro ministero e così via. Mancano veri leader, in tutti i settori mancano veri leader. Allora, per tornare al discorso di prima, cosa farà la differenza? Tra un milione di ragazzi che tecnicamente sono bravi, chi può emergere? Chi può creare qualcosa di valido? Qualcuno che ragiona in questo modo, qualcuno che si prende la responsabilità al 100%. E questo lo si fa lavorando su di sé. Cioè applicando le cose che poi avete ascoltato oggi da Andrea, che ascoltate da me, la prima parte del corso. Tutto il resto viene aggiunto perché serve, perché determinate nozioni servono tecnicamente anche per sapere come muoversi. L'università non prepara in nessun modo a muoversi nel mondo del lavoro, a muoversi sul mercato, non insegna la comunicazione. Come fai ad avere successo se non sai comunicare? Dove vai? Al giorno d'oggi persino il gommista, io vedo quel gommista quando fatichiamo a comunicare e poi io con lui ci parlo, quindi riusciamo anche a entrare abbastanza in confidenza, ma pure lui avrebbe bisogno di un corso di comunicazione, quanto tempo si risparmierebbe? Allora figuriamoci uno che studia determinate materie all'università, figuriamoci uno che diventa medico, quanto avrebbe bisogno di corsi di comunicazione, corsi di psicologia, so che qualcosa fanno ma veramente poco, solo le basi. Un medico che deve parlare a una persona malata. Ma la comunicazione dovrebbe essere la parte centrale del suo lavoro. Dando per scontata la bravura tecnica, ripeto. Allora, è chiaro che qui acquisirete determinate nozioni, nuove capacità, o approfondirete capacità che già avevate. Però il fatto di cambiare come esseri umani, quello dipende da voi. Cosa leggerete, cosa frequenterete nei prossimi anni. In che modo si colloca la questione della missione? Allora, se io mi intestardisco su un determinato obiettivo, voglio raggiungere questo obiettivo nella mia vita, voglio riuscire ad aprire un'edicola nel mio quartiere. Secondo me c'è bisogno. Ok. Mi concentro. Ma non funziona. Ci siamo detti che la legge di attrazione non è quello. Non è che ottengo quello che voglio, ottengo quello che sono, cioè ottengo, il mondo reagisce a ciò che io davvero sono, non reagisce a quello che voglio mentalmente. Se no, capite? Se il mondo reagisce a quello che vogliamo, la Mercedes e la BMW non riuscirebbero a stare dietro alle ordinazioni per quanti che tutti vorrebbero la macchina bella, eccetera, eccetera. Però il mondo non reagisce a quello che uno vuole, il mondo reagisce a quello che sei, a quello che sei dentro. Quindi tu vuoi aprire un'edicola e iniziare con questa attività. Quello che devi scoprire è se fa parte della tua missione o meno. Cioè, è quello che sei venuto a fare o è solo una tua fantasia mentale? Il mestiere che volete fare, siete sicuri che sia quello che siete venuti a fare? Questo è importante. Farsi questa domanda, non tanto la risposta, La risposta non ce l'ho nemmeno io per me stesso. In questo momento faccio quello che devo fare, punto, non so cosa farò il mese prossimo. Io ho appuntamenti da qui a un anno, ma io sinceramente non so cosa farò neanche la settimana prossima. Vivo letteralmente così, cioè
come mi vedete. Non... Per adesso faccio bene questo, punto. Ma non ho idea di cosa la vita riservi a me e a quelli che sono intorno a me. Non ne ho la più pallida idea, neanche mi interessa. Faccio bene quello che sto facendo. Allora, cominciate a partire da questo presupposto. Innanzitutto chiedetevi, invece di intestardirvi su qualcosa, chiedetevi, ok, è quello che sono venuto a fare? E può darsi che la risposta interiore che vi date è sì, secondo me sono venuto a fare proprio questo. Quindi dobbiamo considerare che non sia qualcosa di dettato dai condizionamenti, per cui lo faccio perché lo faceva mio padre, lo faccio perché era il desiderio di mia madre, lo faccio perché l'ho promesso a nonno prima che morisse, oppure, ancora peggio, lo faccio perché ho visto le statistiche. Tra i laureati in questo settore si trova più lavoro, quindi decido di studiare questa materia e di fare poi questo lavoro perché si trova più lavoro. Ecco, questo è il modo sbagliato per mettersi sul mercato. Cosa andate a fare? Un lavoro, anche se vi pagano 10.000 euro al mese, che poi vi sentite frustrati, che non è poi veramente il vostro lavoro. Anche se magari siete bravi a farlo, ma se non è quello che sentite è inutile. Vi rendete poi conto che è completamente inutile. Quindi cominciare a chiedersi, io ho scelto questo percorso di studi e poi ciò che farò nel mondo del lavoro perché è qualcosa che sento come mio, cioè sento che sono venuto per questo motivo, proprio che sono venuto sulla terra, ognuno di noi è venuto sulla terra per un motivo, poi che ci crediate o meno. Come ho detto all'inizio, uno può credere che sia tutto a caso, quindi i bambini nascono a caso, i genitori a caso, i miei genitori potevano avere a me un altro, ero uguale. Oppure pensare, no, nasciamo in una famiglia perché c'è un motivo e siamo venuti a compiere una missione che è quella specifica, ognuno ne ha una. Poi c'è chi ha la missione che coinvolge un intero pianeta, chi coinvolge una nazione perché deve diventare un uomo politico, chi coinvolge il suo condominio, chi coinvolge i suoi parenti, la sua famiglia e così via. I miei genitori avevano una missione che coinvolgeva più che altro la nostra famiglia, hanno portato avanti una famiglia, hanno educato me e mia sorella, appunto, la loro missione si esauriva lì. Hanno fatto quello che hanno potuto per le persone che hanno conosciuto, quella è la loro missione. E sono felici perché quella, la loro missione, l'hanno portata avanti. Quindi quando dico missione, non sto intendendo che uno deve salvare il pianeta. Missione è fare bene quello che si è venuto a fare. Che può essere anche solo mettere su famiglia, allevare dei figli in modo decente. Poi ai miei non è riuscito tanto, però bene o male, loro non lo sanno, perché non hanno ancora capito bene che lavoro faccio io, neanche che lavoro fa mia sorella, quindi... Alla fine ha detto, vabbè, in galera non è andato poi, è cosa che pensavano sarebbe successa sicuramente intorno ai 15-16 anni. Ha detto, in galera non è andato, più o meno, grazie, vedo che avete fiducia anche voi nel fatto che... Sono contenti che non sono andato in galera. La vita è ancora lunga però. Riuscire a fare una cosa che sembra piccola, poi non so perché, ma agli occhi delle persone sembra piccolo, ma non è vero. Mantenere una famiglia, educare dei figli è in realtà una missione, cavolo. Una missione come? Quindi chiedetevelo, scrivetelo sul diario, ripetetevi la domanda, per scavare dentro. Scavate un po', non scegliete la vostra missione in maniera superficiale. Grazie, grazie. 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 Grazie.